Benvenuti a tutti, grazie per essere qua questa sera a ascoltare un po' la presentazione di Energia delle Erbe, io lo chiamo Due, il sequel. Io sono Chiara Versaico, sono una naturopata, ci siamo già visti lo scorso anno quando ho presentato il mio libro Energia delle Erbe. Ho studiato presso l'Accademia di Rizza e poi mi sono specializzata in erboristeria e in floriterapia. E successivamente ho fatto anche un master in Australia dove ho studiato la floriterapia australiana. Ovviamente durante tutti i miei anni di studio, anche di ricerca, così come di esercizio della professione della naturopata, della naturopatia, ho creato una mia visione particolare che è chiamata naturopatia stagionale. All'interno del libro che è uscito l'anno scorso, io ho raccontato un po' di quella che è la filosofia e la visione, il percorso e il metodo di applicazione di questa disciplina che ovviamente, come dice il nome, si focalizza sulle stagioni. Il libro è un libro molto corposo perché è stato uno dei primi prodotti che parlano di erboristeria, che analizzano la pianta da un punto di vista olistico, quindi non solo da un punto di vista chimico, dell'erboristeria tradizionale, quindi come la pianta medicamentosa può fare bene al corpo, ma anche tutti gli aspetti un po' meno noti, legati al benessere naturale, sui benefici che, la pianta invece può portare alla mente e allo spirito. Il libro è diviso in due parti. La prima parte, appunto, di introduzione teorica a tutti questi concetti, nonché a che cos'è anche il benessere olistico, la medicina naturale, eccetera. E poi nella seconda parte, sono presenti 12 schede che trattano 12 piante, le principali della tradizione erboristica italiana, da esplorare una per mese. Quindi 12 piante, 12 mesi, avevamo un anno. All'interno di questo anno di esplorazione io ho inserito un percorso di trasformazione e di evoluzione personale che, così come prende in considerazione la pianta a 360 gradi sotto diversi aspetti, così prende in considerazione anche il benessere della persona che vive questo percorso sotto diversi aspetti. Nella parte pratica, appunto, attraverso queste schede, è raccontato tutti gli step che si possono fare con ordine per vivere questo percorso. Il CD nasce con l'intento di accompagnare e di approfondire questo percorso, soprattutto nel suo aspetto meditativo, perché in ogni scheda, di ogni pianta, alcune le vediamo già qui e poi le vedremo tutte insieme, si parla sia di quello che la pianta è da un punto di vista botanico, sia da quello che è un punto di vista simbolico, storico o archetipale, e questa parte, diciamo, simbolica viene spiegata, o comunque viene invitate alla sperimentazione pratica e diretta attraverso una meditazione. Una meditazione che è una meditazione sia distensiva che immaginativa e di visualizzazione. In quel modo si può sperimentare quello che la pianta ha da dirci e capirla profondamente. Comprendendo profondamente la pianta, nel momento in cui la si utilizza poi per il proprio benessere, si riesce ad ottenere dei benefici su una scala più globale. Questo è il percorso che è, diciamo, la chiave, il presupposto su cui si fonda il percorso. Ma in realtà lo scopo non è solo conoscere bene le piante e quanto ci possono essere utili appunto non solo per il nostro corpo, ma riscoprirle anche come strumenti e alleati all'interno di un percorso di crescita personale. Ascoltare la voce delle piante è una pratica che nell'antichità si faceva. Gli sciamani erano in grado di capire che cosa aveva la pianta da trasmettere all'uomo o comunque che cosa aveva da dare a quell'unione, quell'insieme di vite che è poi il nostro pianeta. Il nostro pianeta è un enorme insieme di creature viventi che hanno diverse forme di manifestazione, diversi tipi di energia, ma che tutti insieme creano un'unità, un macrocosmo, e c'è una connessione tra tutti questi elementi, quindi tra noi, le piante, gli animali e tutti gli altri elementi naturali. C'è una cosa che ci lega tantissimo e ci fa percepire davvero dov'è questa connessione. E questo punto comune sono i cicli di natura.
I cicli di natura, quelli chiusi, infiniti, che ci sono dall'alba dei tempi, che viviamo tutti. Alcuni esempi possono essere il ciclo della luna, ad esempio, o il ciclo delle stagioni. Il ciclo delle stagioni è un ciclo naturale che sperimentiamo tutti noi. Tutti noi viviamo appunto il cambiamento di luce, del cambio di temperatura e sia il nostro corpo che la nostra individualità reagiscono a questi diversi stimoli in modo differente. Lo facciamo noi e lo facciamo le piante. Se camminando anche nel nostro tempo libero osserviamo un albero, magari quello che abbiamo sotto casa, possiamo vedere come anche lui, come noi, sente il richiamo della natura e cambia, proprio la sua manifestazione si trasforma. E quando alla fine dei 12 mesi, che sei tornati allo stesso punto di partenza, si va a vedere quell'albero, sembra che sia tornato allo punto di partenza, ma in realtà lui si è trasformato. Quindi in un anno, prendendo consapevolezza di tutte quelle che sono le trasformazioni naturali che avvengono intorno a noi, quali sono le sfide, sia sul punto, da un punto di vista proprio della realtà ordinaria, della materia, sia da un punto di vista degli stimoli energetici e le varie attività che veniamo portati, istintualmente sì, portati a fare. Noi potremmo vedere che la trasformazione ci ha portato allo stesso punto di dove eravamo l'anno prima, ma un po' più in là. C'è un'evoluzione, c'è stata una trasformazione nell'albero, anche solo vedremo il tronco un pochettino più grosso, perché in tutto quell'anno si è ingrossato. Prendendo esempio da questa trasmutazione naturale, anche noi possiamo essere in grado di cambiare noi stessi e la nostra esistenza, renderci conto di quello che non ci va più bene perché mai è passato, è caduto, e capire come poter fare per andare a raggiungere quelli che sono i desideri nuovi che sono sorti, quali sono gli impedimenti che non ci fanno raggiungere la meta. Seguire il ciclo di natura, conoscerlo e cercare di assecondarlo nelle piccole scelte che facciamo per noi stessi ogni giorno, oltre a portarci a questo grande cambiamento e trasformazione personale, tra l'altro ci agevola anche nelle piccole cose. È come capire come sfruttare la corrente di un fiume. Quando si è capito come funzionano i cicli di natura e si è imparato ad armonizzarsi con essi, è proprio come venire poi trasportati da un flusso che ci agevola in tutto quello che vogliamo fare e ci aiuta ad avvicinarci alle nostre mete con più velocità e minor spreco di energia. E quindi è una grandissima risorsa che alle volte non viene tanto esplorata, perché quando si parla di riscoperta della natura, della voce della natura, si pensa, soprattutto se si vive in città, che sì, che è una cosa che in realtà ci riguarda, sarebbe bello poter fare, ma che comunque non risolverà i nostri problemi quotidiani, quelli che magari ci assillano, che ci creano dei problemi a dormire la notte o a digerire bene. In realtà non è così, perché conoscendo la natura, come funziona, noi riusciamo a scoprire anche noi stessi, perché noi facciamo parte della natura e in realtà ad alcune regole anche noi siamo sottoposti. E quindi imparare le regole aiuta a vincere con più facilità sulla vita e su tutte le sfide che ci troviamo a dover combattere o comunque a dover affrontare. Ma andiamo adesso un po' nello specifico, dopo aver parlato del libro in generale e del percorso che è racchiuso in esso, che cosa c'è in questo CD? Iniziamo ad aprirlo, io non l'ho ancora visto, questa è la prima volta. Allora, al suo interno ci sono due CD e in questi due CD sono state registrate le 12 meditazioni che sono presenti nel libro. Le 12 meditazioni che sono presenti nel libro riguardano 12 piante super note e super apprezzate della erboristeria tradizionale italiana. Visto che si parla di stagioni, sono suddivise in 4 capitoli, ognuno per ogni stagione, e le protagoniste sono appunto per la primavera la bardana, il tarassaco e la fragola. E per l'estate l'iperico, il finocchio e il mirtillo, per l'autunno l'ortica, il sambuco e la rosa canina, e per l'inverno la malva, l'equiseto e l'achillea.
Come potete vedere, sotto ogni pianta è presente un simbolo, perché ogni pianta porta in sé un simbolo silenzioso che non tutti conoscono e che è collegato, in questo caso, a ogni mese dell'anno. Quindi la bardana noi la incontriamo a marzo, quando inizia la primavera, e ci parla delle maschere. Delle maschere sono tutti quegli atteggiamenti che noi portiamo per difenderci dal mondo o per agevolarci a vivere il mondo. Questo è un esempio. Infatti la bardana è una pianta che fa benissimo alla pelle. Quando si soffre di problemi di acne, di dermatite, la bardana è il primo integratore a cui si fa ricorso. Ogni pianta quindi ha un simbolo che ne spiega la motivazione nella sua presenza in quel mese e che affronta un argomento, una tematica su noi stessi o sulla nostra relazione che è facile, corretto e agevole affrontare in quel determinato mese. Tenendo sempre l'esempio della bardana, noi parliamo di maschere. E quindi di relazione tra noi e tutto il resto del mondo e tutte le altre persone in primavera. Perché in primavera succede qualcosa di molto particolare che stiamo vivendo tutti noi, che è l'apertura verso il mondo esterno, quindi la nuova apertura verso il mondo esterno. In primavera c'è più luce, c'è più caldo, il clima è più accogliente, mite, si tende ad uscire di più. E se notiamo, sugli alberi iniziamo a vedere i fiori che si aprono proprio al mondo, proprio come se fossero delle coppe che sono pronte a ricevere da tutta quella nuova energia che si è messa in moto con questa nuova stagione di rinnovamento e di rinascita. Allora, ovviamente, se noi dobbiamo andare a interagire con il mondo, il modo in cui noi ci poniamo, quindi come ci presentiamo, è fondamentale, è il primo step per iniziare a migliorare qualcosa. Quindi come ci poniamo agli altri, come comunichiamo con gli altri. Successivamente andremo invece a parlare di noi stessi il mese successivo, quindi si parlerà di Tarassaco con il suo simbolo di equilibrio. E così dicendo, andando a esplorare tutte le altre 12 erbe. All'interno sempre del CD è presente anche un librettino che è il vostro librettino di istruzioni per l'uso. Ci sono un po' di capitoli che vi introducono a quella che è la pratica meditativa. Nel primo capitolo vi spiega perché meditare e perché, come integrazione al libro, io ho scelto proprio di fare un CD di meditazioni guidate, per l'importanza che ha la pratica meditativa nella nostra routine molto rigida, molto densa di attività. La pratica meditativa o quotidiana o se non si riesce settimanale è un momento che no, è un regalo che noi facciamo a noi stessi, un piccolo momento in cui ci fermiamo, andiamo a sospendere tutte le attività in cui cerchiamo di non pensare a tutti i problemi, le preoccupazioni o le incombenze che abbiamo e pensiamo a noi stessi. Pensando a noi stessi riusciamo ad ascoltarci, ascoltare quello che davvero abbiamo da dire solo a noi e anche capire ciò che non va. L'interazione con la pianta aumenta questa consapevolezza perché andiamo a interagire con un'altra creatura vivente e dotata di un'intelligenza, di determinate caratteristiche vibrazionali che ci aiutano a riflettere su determinati argomenti. Quindi tutta la prima parte del libricino riguarda la meditazione. Nella seconda parte si parla della relazione con la pianta, di cui abbiamo anche parlato all'inizio, quindi come le piante possono aiutare l'uomo non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista mentale e emotivo. E spirituale. Successivamente c'è proprio tutto un elenco di suggerimenti su come vivere le meditazioni, quindi perché una determinata meditazione si fa in un determinato mese. E dopo andiamo ad analizzare una per uno le erbe e anche le stagioni, e si spiega un po' come poter sfruttare al meglio la meditazione. Quindi consiglio sempre di leggere quella prima piccola parte sul libricino prima di sperimentare. Ci sono ovviamente anche tutti i suggerimenti su quando fare la meditazione, quindi con quale frequenza, insomma, tutte le domande che vi potrebbero venire nel momento in cui vi approcciate alla meditazione, soprattutto se non è una cosa che fate quotidianamente.
E infine ho aggiunto qualche piccolo consiglio per meditare meglio, quindi una serie di tips su come prepararvi, come preparare lo spazio intorno a voi e anche come fare se non riuscite a concentrarvi o magari non riuscite a vedere le immagini che io presuppongo che vi arriveranno e sicuramente con un po' di esercizio arriveranno a tutti, perché le meditazioni sono state strutturate, scritte, anche registrate con delle tempistiche e delle parole che consentono a chiunque di poter approcciare questa pratica e di seguire quindi questo percorso. E poi per questa presentazione, che parla appunto di un prodotto che vuole essere un'implementazione pratica, facile e diretta, per andare a scoprire un percorso che comunque è corposo, che implica filosofia, che implica comunque davvero il volersi mettere in gioco e scoprire una relazione diversa con la natura, soprattutto una relazione diversa tra l'uomo e la pianta. Questo si pone come la chiave di accesso diretto, quindi può essere sia un punto di partenza per chi magari è incuriosito dal libro, dal percorso che propongo, però che ha poco tempo e quindi parte dalle meditazioni, fa subito l'esperienza diretta e riesce subito a capire attraverso la propria percezione, le proprie emozioni, che cosa significa entrare in contatto con le piante e che cosa è anche l'erboristeria olistica, quindi quali sono le altre potenzialità di utilizzo per il benessere delle piante. D'altra parte, invece, per chi dovesse avere già letto il libro e aver apprezzato quello che c'è scritto e aver voglia di approfondire, questo diventa un amico per tutti i giorni da tenere con sé. Potete anche caricarvi magari le meditazioni sui vostri dispositivi mobili e poter andare a fare le meditazioni ovunque vogliate, magari all'aperto in un bel prato, adesso che inizia la bella stagione, non dovendo anche ricordarvi di guidarvi nella meditazione, perché c'è una voce di un'attrice bravissima che è riuscita a interpretare alla perfezione il modo in cui io guido le meditazioni, che appunto, vi scandisce dove vi potete rilassare e dedicare completamente all'esperienza e immergervi completamente in tutto quello che la pianta avrà da suggerirvi. Ovviamente, quando io vi dico di meditare con l'energia delle erbe, si presuppone che voi meditate in compagnia delle erbe. E quindi anche qui c'è una doppia possibilità: potete scegliere, come suggerivo subito prima, di andare in un bel prato e trovare la pianta e meditare quindi in natura con la pianta viva radicata nella terra che vi può trasmettere la sua energia. Alternativamente, se non potete, o nel periodo invernale in cui magari meditare 20 minuti seduti sul prato non è proprio gradevolissimo, potete meditare invece con l'erba essiccata che comprate in erboristeria, e tutte le piante di cui parlo sono facilissimamente reperibili in qualsiasi erboristeria ben fornita, e meditare invece tenendo semplicemente l'erba essiccata nella mano. Alla fine avete anche del libricino, avete anche una piccola appendice in cui vi parlo di tutti quegli aromi e di quelle erbe aromatiche, delle resine che vi possono aiutare nella meditazione, perché ogni aroma, ogni fragranza in realtà ci suggerisce emotivamente determinate condizioni, alcuni sono più rilassanti, altri più stimolanti, e quindi per ogni meditazione ci sono degli aromi che possono accompagnare. Uno dei valori aggiunti dai miei scritti è il fatto che tutto quello che io propongo di fare, o tutte le riflessioni che vi trovate, gli spunti di lavoro, sono tutte cose che io ho vissuto in prima persona. E in prima persona io ho potuto vedere effettivamente il potere di trasformazione che la natura riesce a dare anche a noi uomini contemporanei che viviamo in città e che ci sentiamo magari completamente sconnessi o svincolati dalle energie naturali. È una bellissima
azione molto morbida che veramente ti consente di scoprire delle parti di te che tu magari non avresti neanche mai pensato di avere, o dei desideri che avevi dimenticato ai tempi in cui avevi 13 anni. Riprenderli in mano, rivalorizzarli, trovare l'energia, la spinta giusta, la giusta attitudine per fare le cose e per muoversi e per evolversi. Perché alla fine noi siamo parti di natura e niente in natura rimane immutato. Mutato e statico, tutto cambia, tutto si trasforma sempre e questa è una grandissima opportunità, soprattutto se si sente di avere bisogno di trasformazione e di rigenerazione. E io, nei miei anni di esperienza come naturopata, l'ho vissuta molto, per questo ho cercato di offrire a tutti, di condividere con tutti un lavoro che potesse aiutare in questo senso, quindi a capire che cosa si desidera. Andare a essere aiutati da tutti gli alleati che possiamo avere in natura a raggiungerlo e diventare così delle persone più appagate, più felici di noi stesse, e questo anche a livello ecologico è bene perché abbiamo tutti bisogno di un ambiente sociale più pulito, più trasparente, dove tutti sono più sereni e con meno frustrazioni. Quindi questo è l'augurio, che io ho messo nel mio libro, nei miei libri quando li ho scritti. E adesso, dopo questo piccolo spot personale, sistematevi comodi e se vi sentite a vostro agio, chiudete gli occhi in modo da trovare un minimo di spazio personale. E poi iniziate a concentrarvi sulla vostra respirazione. Iniziate a inspirare lentamente con il naso, contando se riuscite fino a 8, fino a 6. Trattenete l'aria, il tempo di contare 4 o 3, e poi espirate lentamente dalla bocca, contando di nuovo 8 tempi o 6 tempi, e attendete 4 o 3 tempi prima di trarre un nuovo respiro. Ripetete questo ciclo, cercando di rendere questo ritmo respiratorio sempre più lento, familiare e costante. E mentre respirate, partendo dai vostri piedi, dalla vostra estremità inferiore, iniziate a rilassare tutti i vostri muscoli ed eventualmente a spostarvi per trovare una posizione comoda. Espirando con il naso, sempre in modo ritmico, buttate fuori come se fosse il fumo tossico di una sigaretta tutti i vostri pensieri, le preoccupazioni, tutte le liste delle cose che avete da fare, degli impegni, e cercate di sgombrare la mente fino a portarla a uno stato di quiete dove esiste solo il qui e l'ora. Sempre continuando a respirare con ritmo, annullate dalla vostra mente ogni pensiero inutile e concentratevi sul nero formato dalle vostre palpebre chiuse. Immaginate come se fosse uno schermo, un proiettore sul quale piano piano iniziano a formarsi delle immagini. E sempre continuando a respirare con profondità e con ritmo, sullo schermo nero delle vostre palpebre chiuse, ne vedete voi stessi seduti comodamente su un prato verde in primavera. E intorno a voi non c'è nulla. Solo l'erba verde, tenera, morbida, e sopra di voi c'è un cielo azzurro con un sole splendente e qualche nuvola delicata che si muove, lenta e pigra. E c'è silenzio intorno a voi e ci sono i profumi della terra, dell'erba, e vi sentite rilassati e centrati.
guardandovi intorno, guardando di fronte a voi, come per magia, iniziate a vedere una pianta che nasce dal terreno, nasce dal suolo, un germoglio che, come se fosse visto in un video dove la velocità viene aumentata, spunta, si apre in un ventaglio di foglie grandi e cresce e inizia a fiorire con fiori bordeaux ricoperti da piccole brattee acuminate. È la bardana con le sue foglie larghe che ci parla delle maschere, di come ci poniamo nei confronti del mondo. La osserviamo, vediamo stabilizzarsi. E a fianco a lei, subito alla nostra destra, di fianco alla bardana, vediamo poi sbocciare e nascere delle foglie lunghe e dentellate. E quel fiore giallo, un giallo intenso, del tarassaco, il dente di leone, che poi si trasforma nel soffione con cui così spesso abbiamo giocato da bambini. Il tarassaco ci parla dell'equilibrio tra cielo e terra, tra materia e rame delle idee, di come trovare il giusto equilibrio tra tutti i poli opposti con cui ci troviamo a confrontarci. E a fianco al tarassaco, ancora un pochino più a destra, vediamo poi nascere le foglie incise e coriformi della fragola, i suoi fiori bianchi e i suoi piccoli frutti rossi, dolci e succosi. È una fragola di bosco che ci parla della sensazione di bellezza, di perfezione, che arriva dopo un momento di purificazione, che sia questa fisica, mentale o emotiva. Ci parla dell'innocenza e della purezza. E ancora a fianco, ancora un pochino più a destra, ormai quasi a chiudere il quarto di un quadrante di un orologio, ecco nascere dei fiori gialli piccolini con 5 petali lucidi, le foglie piccole piccole, l'iperico con qualche macchia di ruggine dove le foglie basali sono un po' seccate, che ci parla del sole, del suo potere vivificante, di come il sole fosse l'identificazione del divino maschile, dell'azione. E noi ci perdiamo nel suo giallo e ne distogliamo gli occhi, solo per spostarci ancora a destra, ruotando intorno a noi, e vediamo nascere le spumeggianti e sottili e delicate foglie del finocchiotto selvatico, verde-bluastre, che si muovono a ogni impercettibile soffio di vento e ci parlano della libertà, di questa parola per cui l'uomo ha sognato, combattuto battaglie. E nei suoi fiori ombrello, nei suoi semi leggeri che si muovono al vento, scopriamo la bellezza di sentirci libero dalle costrizioni. E ancora a fianco, minuta e piccola, come un piccolo cespuglietto, ecco una pianta di mirtillo, con le sue foglie ovali, con l'apice appuntito e le sue bacche blu sferiche, ricoperte da una patina biancastra, così circolari che ci ricordano tutti i cicli che noi viviamo. Il ciclo del giorno, della luna, il ciclo delle stagioni, il ciclo stesso della nostra vita. E ancora a fianco, a creare un giro tondo intorno a noi, ecco nascere poi l'ortica, verde, forte, fiera ed eretta, temibile con la sua capacità di proteggersi
attraverso la sua azione urticante, che ci parla della forza, di come è giusto usarla, di qual è il confine tra difesa e prevaricazione, come gestirla, come impiegarla per non nuocere né a noi stessi né agli altri. E a fianco all'ortica, ecco nascere rigoglioso un alberello di sambuco. Cresce con le sue foglie verdi abbondanti, con i suoi generosi fiori bianchi profumati a ombrella, spumosi come il velo di una sposa, che si trasformano poi in grappoli di bacche viola, dolci e succose. E tintinnando queste bacche, insieme ai fiori e alle foglie, ci permettono di ascoltare il sussurro del sambuco, che ci parla del suono, del rapporto che abbiamo con esso, di come questo ci permetta di percepire il mondo e di far percepire noi stessi al mondo, di mandare lontano le nostre idee di quello che è la nostra interiorità. E a fianco al sambuco, ecco un altro piccolo arbusto e una rosa canina con i suoi fiori a 5 petali, delicati, rosei bianchi, e le bacche che ne nascono, rosse e ricche di vitamine, nutrienti, e le sue spine che ci parlano del femminino, ci parlano della divinità intesa come femminile, come dea, e di come tutti noi, uomini o donne, abbiamo una dea interiore a cui rivolgerci. E ancora, a fianco alla rosa canina, ecco la malva con i suoi fiori viola a campanello e le sue foglie morbide, che ci parla dell'abbraccio, del conforto, di questo gesto a cui noi così tanto spesso ricorriamo e a cui diamo spesso poca importanza, di come ci rapportiamo, se abbracciamo o no, se ci piace essere abbracciati oppure no. E poi l'equiseto. L'equiseto che nasce sembra quasi un fungo, con il suo fusto lungo. È quel buffo buffo cappellino che poi si apre in 1000 fili. E l'equiseto, che è una pianta che è su questo pianeta da tantissimo tempo, ci parla del passato, di come ci rapportiamo a quello che c'è stato prima di noi, il nostro passato personale e il passato dell'umanità stessa. E infine, a chiudere il cerchio, questo giro tondo di piante intorno a noi, ecco l'Achillea, con i suoi fusti diritti e i suoi fiori bianchi e compatti, le sue foglie che sembrano piume di uccello, che ci parla del guerriero, quella figura che una volta assicurava protezione, ma allo stesso tempo incuteva stimore. E ci fa riflettere su di noi in relazione a questa figura, al fatto che possiamo essere dei guerrieri oppure no, e di quanto questa cosa ci aiuti, ci agevoli o meno nella nostra vita. Ora che il giro tondo di piante è chiuso, osservatele, osservatele tutte. E sceglietene una, quella che vi attira di più. Alzatevi dal posto in cui siete seduti e raggiungete la pianta che vi attira o le piante che vi attirano. Osservatele e lasciate che ogni frase, parola, suono, ritmo, immagine che la pianta può volervi trasmettere si affaccia alla vostra mente.
Ora è tempo di congedarvi dalla pianta che ha catturato la vostra attenzione. Ringraziatela per eventuali spunti che possa avervi donato e riportatevi dove eravate prima, seduti al centro del prato. Date un ultimo sguardo intorno a voi, intorno a queste 12 piante, consapevoli che possono essere 12 amiche in grado di aiutarvi e guidarvi per il prossimo anno, per i prossimi mesi. Nella vostra immaginazione vedetevi chiudere di nuovo gli occhi e nuovamente concentrate la vostra attenzione su quel nero delle vostre palpebre chiuse che vedevate all'inizio della meditazione. E concentrandovi su quel nero, di nuovo vi concentrate su voi stessi, sul vostro corpo, seduto in questa sala, su delle sedie comodissime e bellissime. E quando vi sentite pronti, potete riaprire gli occhi.